alla fine di questa partita. Venivi da un infortunio, come stai innanzitutto? Meglio, l'infortunio per fortuna è superato, anche se non avevo allenamento sulle spalle. Ieri ho riprovato a giocare, ho sentito che andava bene e volevo partecipare oggi. Senti, questo derby, una grande cornice di pubblico, molta gente che è rimasta fuori, che avrebbe voluto assistere alla partita, ma mi dà l'impressione che Busto ha giocato al 100%, forse più di così non può dare, ma la Villa Cortese può dare di più. Sì, dobbiamo ripartire da questa cosa, anch'io la penso così, perché alla fine la nostra squadra ha un grande potenziale. Adesso non siamo nel migliore dei momenti per la forma fisica, per il fatto che comunque non ci siamo allenate. Io ci credo tanto che, al di là di quello che può essere Busto o meno, che la nostra squadra ha un potenziale ancora da esprimere, e secondo me se riusciamo a trovare un po' di continuità potremo far vedere belle cose. Mi è sembrata loro molto più brave in fase difensiva. Loro coprivano meglio, su ogni palla vagante loro ci andavano, e soprattutto sui vostri pallonetti, voi quando ci avete tentato loro erano sempre lì. Sì, sicuramente abbiamo sbagliato a fare delle cose tecniche, perché magari il pallonetto poteva essere una buona arma, ma fatto in un certo modo, magari non abbiamo interpretato bene la partita su alcune situazioni, e questo l'abbiamo pagato, perché loro invece l'hanno interpretata bene, hanno sfruttato quello che potevano essere i nostri punti deboli, quindi sicuramente hanno avuto quel pizzico di cattiveria e di lucidità in più che magari a noi ci è mancato.